Era una giornata fiacca in agenzia e la cosa andava avanti già da un pezzo. Stavo leggendo un giornale del giorno prima. In 3 giorni erano spariti senza lasciare traccia 8 alunni del PIE Crescenzi. Tutti alunni capaci e meritevoli che non avevano alcun motivo apparente per scappare di casa. E poi perché tutti insieme? Avevo ancora i postumi di una sbornia. Stavo giusto pensando di chiudere l'agenzia per qualche giorno, quando d'un tratto... Entrarono 3 ragazzi, sui 18 anni, che frequentavano appunto il PIE Crescenzi, la scuola di cui parlava il giornale. Mi chiedevano di indagare sulla scomparsa di 2 loro amici, che mancavano da scuola dal giorno prima. Uno di loro aveva anche una foto. Quella mattina erano spariti altri 10 studenti. Saliva così a 18 il numero dei ragazzi persi nel nulla, ma ai giornali non era stata data notizia per non creare panico. In istituto c'era una bidella, una certa Barbara, molto legata agli alunni, che aveva mandato i 3 ragazzi da me perché mi occupassi del caso. E come compenso aveva preparato una torta di mele, in alternativa alla mia tariffa di $100 al giorno. Mi mandai via in malo modo. Decisi comunque di tenermi la torta per il disturbo e di assaggiarla. Era disgustosa. Non l'avrebbe mangiata neanche un maiale. Mi chiedevo come si potesse pensare di pagare in natura un detective privato con una simile schifezza. La buttai da un lato e mi rimisi a leggere il giornale. Avanti! Era vera o era un sogno? Stavo lì come un cretino a fissarla, senza riuscire a staccare la lingua dal palato. Decisi di sfoderare il mio sguardo penetrante, al quale pochissime donne avevano saputo resistere. Come risposta, mi presentò una di quelle torte micidiali che preparava la Barbara. Ne ho già una. Come vede, e fa schifo. Poi la mia tariffa è di $100 al giorno, le spese. $100 sono tanti. E io sono molto preoccupata, a meno che lei non si occupasse del caso. In questo caso sarei molto meno preoccupata. E se è il caso che io stasera non sia occupata, che fa? Se ne occupa. Non vedevo una donna carrozzata in quel modo da quando avevo risolto il caso di Zaira Kosha Alicia, una go-go girl che lavorava al Brasil, sulla 15ª. La mattina dopo, alle 10:10, arrivai al PIE Crescenzi, in via Saragozza 9, una scuola con più di 1000 studenti e più di 150 docenti. Un corpo insegnante fantastico da fare risuscitare un morto. Certo che qui non se la passavano male gli alunni, se non fosse stato per quel pasticcio dei ragazzi scomparsi. Notai subito il bidello all'entrata. Era appollaiato su uno sgabello, in una gabbia di vetro e alluminio, dentro la quale 5 o 6 stufe da 2000 watt arroventavano l'aria. Ci si sarebbero potute cuocere le pizze o arrostire le castagne, ma lui sembrava non accorgersene, impegnato com'era a telefonare a un professore, che evidentemente era in ritardo. Teo, sto professore non arriva mai in orario. E causa mi poggia sempre la pesca di chiamarlo per telefono. Robe da matti, neanche fosse colpa mia. Sì? Pronto, professore, è lei? Ah, salve, Benny. No, sono io, Giusti. Anche stamattina, professore, è in ritardo. C'è causa imbestialito. In quanto tempo pensa ad arrivare qua a scuola? Mi sono svegliato ora, non ho fatto colazione. Colazione? Ma scherzerà, vuol dire merenda. Guardi che sono le 10.
C'è la sua classe per il corridoio da 2 ore. Hanno buttato una cattedra e una bidella dalla finestra. Cerchi ben di far presto. Vuole che le faccia fare preparare una tazza di caffè caldo quando arriva? Preferisco prenderlo al bar. Senta, faccia come vuole. Però si ricordi di passare da causa prima di salire in classe. Vuole? Ah, professore, è causa detto di non stare messi la faccia. Va bene, arrivederci. Cercavo la segreteria. Guardi che la segreteria è in fondo a destra. Prego, secondo. La signora Bassani? In carne ossa. Prego, si accomodi. Mi chiamo Dan Cavallo e mi sto occupando della sparizione degli studenti scappati di casa. Non me ne parli, sono disperata. Sono perseguitata da genitori che vogliono ritirare i loro figli dalla scuola. E allora? Se cala il numero degli studenti, il Pacinotti il prossimo anno ci prenderà altre 15 aule. Io lo so che sono state quelle del Pacinotti. Quei ragazzi non sono scappati di casa. Lei non crede alla fuga di casa? Ah, lo sospettava anche lei? Sospettare è il mio mestiere. Deve esserci un complotto sotto. Certe volte ci spiano con il binocolo della succursale. Li ho visti anch'io ieri mattina. Lei ha dedotto i rapimenti e il gigantesco complotto da questo episodio? No, è successa anche una cosa strana la settimana scorsa. Cosa? Quando lunedì abbiamo aperto la scuola, ci siamo accorti che era entrato qualcuno durante il weekend. I cassetti della mia scrivania erano stati svuotati e buttati a terra. E la cassaforte era spalancata. Ne è mancato qualcosa? E questa è la cosa strana, non hanno portato via niente. Neanche queste 2 banconote da 50.000 lire che erano qua sulla mia scrivania. Strano davvero. Rivoltare un ufficio senza portare via niente. Strano. Chi ha chiuso la scuola sabato scorso? Giusti, il bidello all'entrata. È sempre lui che si occupa di tutto. Quello coi baffi? Qualcosa che non mi convince. Prima faccio un salto dal vicepreside e poi vado a interrogare questo Giusti. È stata gentilissima, grazie. Arrivederci. Posso chiedere qualcosa? Sì. Si siede. Mi dica. Sì? Ah, sei tu. Anche oggi in ritardo. Senza cravatta. Lo sapevo che ti dimenticavi. Lo sai che non voglio che i professori entrino in classe senza cravatta. Quanto rompi? Rompo? Ma che linguaggio! Arrivi qui in ritardo. Sei senza cravatta. La tua classe è fuori nel corridoio. Hai bevuto? Quanti martini ti sei fatto? I martini li reggo. Sei tu quello che non reggo. Ma vai in classe che finisce l'ora. Ma. Ha visto che tipo? Dunque, volevo domandarle se ha chiesto qualcosa a Giusti, quello con i baffi. Ho il sospetto che su questo fatto ne sappia qualcosa, qualcosa che vuole tenere nascosto. Grazie, lo sospettavo anch'io. Arrivederla. Mi avevano detto che il professor Felicani conosceva bene 2 ragazzi della quinta A programmatori, che erano stati fra i primi a sparire. Anziché bussare alla porta dell'aula, la aprì con un calcio. Era una mia tattica per snervare le persone prima di interrogarle. In questo modo, se avesse avuto qualcosa da nascondere, avrebbe tentato la fuga. Buongiorno. Desidera? Cosa mi sa dire degli alunni Facchini, Annalisa e Benedetti Stefano? Facchini, Annalisa. È un po' che non si vede. Ma con quella passione che ha per la musica e i musicisti, questa passione che ha per la chitarra, cioè non vorrei che fosse fuggita con qualche girovago. E di Benedetti Stefano? Benedetti Stefano. Ringa più vicino.
Benedetti Stefano è un po' misterioso. Con quella sua mania che ha per il computer, i programmi. Non vorrei che fosse coinvolto in questioni relative allo spionaggio industriale. È misterioso. Grazie e arrivederci. Il professor Felicani non aveva mentito, ma francamente questa storia dello spionaggio mi sembrava poco probabile. Chi avrebbe avuto interesse a rapire dei ragazzi di 17 anni? La faccenda si stava complicando più del previsto. Ehi, abbiamo sentito che stai facendo delle domande in giro riguardo alla sicurezza degli studenti. Vieni con noi un momento. Siamo terrorizzate. Non si vive più in questa scuola. Ogni fruscio sospetto ci fa sobbalzare. Io anche pure ad andare in bagno da solo. Mi faccio accompagnare dal prof. Sapessi che umiliazione. Immagino. Poco fa, durante la lezione di informatica, Gozzegni Elisa, San Martini Lara e Pellizzoni Pamela sono uscite e non sono più entrate in classe. Oggi? Sì. Abbiamo paura che abbiano fatto la stessa fine degli altri. Scommetto che erano tra le migliori. Ascolta, la Pellizzoni era chiarozzata in un modo che... No, non intendevo in quel senso. Dicevo come profitto. Sì, è vero. In informatica, poi, erano un gruppo fantastico. So che stavano lavorando per la Microsoft ad un nuovo sistema operativo rivoluzionario. Forse sono stati russi a rapirli per spionaggio industriale. No, escluderei. C'è un'altra cosa che volevamo dirle. C'è un uomo che vive nascosto da 2 anni nello sgabuzzino della Pina. La bidella del primo piano. Sì, io l'ho visto. Dicono che sia un ex bidello del Piero che è stato sfrattato. È 2 anni che è nascosto nello sgabuzzino della Pina, davanti al laboratorio linguistico. Io non l'ho mai visto. Però una volta, passando per il corridoio, ho sentito che parlava con Giusti, dentro lo sgabuzzino. Cosa dicevano? Non so, non si capiva bene. Parlavano di soldi. Giusti gli diceva che se non pagava entro 2 giorni se ne doveva andare. Ma era confuso, parlavano sottovoce. Bisogna proprio che vada a fare 2 chiacchiere con questo Giusti. Ciao Giusti, com'è passato il weekend? Scommetto che tu sai qualcosa riguardo a quello che è successo qua dentro tra sabato e lunedì. Senti, io non so di cosa mi stia parlando, per favore mi lasci lavorare. Vuoi collaborare o preferisci che in provveditorato sappiano che subaffitti la scuola? Ma come l'ha saputo? Non ti preoccupare, ho i miei informatori. Sì, va bene, però non c'entro niente con questa storia di ragazzi scomparsi, eh? Vai avanti. Chi è l'uomo nello sgabuzzino? Ecco, ero un dipendente della provincia, facevo il bidello al Pier Crescenzi diversi anni fa. Poi lo hanno sfrattato di casa e allora io mi sono offerto di aiutarlo. Ci sono tante aule vuote nell'istituto? Già, mentre quelli del Pacinotti fanno il turni anche di notte, voi qui affittate le aule agli sfrattati. Quanto ti paga? Sì, ma non tengo tutto io. Faccio metà con la Pina, che è al piano di sopra. Quanto ti paga? Sono 420.000 alla settimana, con bagno nel corridoio, acqua calda e il caffè alla mattina. Ah, un prezzo politico. Bene, adesso vado a parlare con questo tizio. Lui saprà senz'altro dirmi chi è passato nell'ufficio della segretaria tra sabato e domenica, visto che lui ha dormito qui. Dì alla Pina di accompagnarmi. Pina? Pina? Ascolta, accompagna questo signore su nel tuo sgabuzzino. Dai, accompagnalo, non ti preoccupare. Come si chiama il vostro ospite? Bartolomeo, ma tutti lo chiamano Bart. Ma adesso sta dormendo, è sempre molto stanco. Ecco, è qui dentro. Non accenda la luce perché gli dà fastidio. Bart non viveva certo nel lusso. Anzi, per un attimo pensai che non vivesse affatto. Bart! Bart! Scusa Bart, credevo che ti avessero assassinato. Andiamo Bart, dai Bart.
Hai proprio bisogno di uno dei miei tiramisù al pomodoro. Adesso te lo preparo. Sei tirato su da solo. Bravo. Ma si può sapere dove mi portate? Cioè, signor Presidente... Che ti deve dire due o tre cosine? Ma io ho già parlato con Causo. Quello era il vice. Noi lavoriamo solo per il Presidente. Infatti non sembrate dei bidelli. Siete senza grambiule. Grazie, Nick. Ecco, signor Presidente. Lo abbiamo beccato mentre cercava di svignarsela dall'entrata principale. Non è un modo carino di trattare un amico del professor Causo. C'è solo un modo di trattare te. Vedo che hai dei gorilla in gamba. E questo qui ha anche una bella cravatta. Sentite, ho un'idea. Perché non ci mettiamo tutti in società ed iniziamo a vendere le merende per le classi durante le lezioni? Il signor preside potrebbe affettare il salame sulla scrivania e preparare i panini per tutti. Guardate che bel coltello che tiene sul tavolo. Te lo farò ragionare io quel cervello bacato. Quanto vi dà, ragazzi, eh? Io vi do il doppio se gli fate sputare le budelle. Avanti, Danny. Ordinare amministrazione. No, Dem. Il rischio è troppo grosso. Voglio che rinunci. Perché? Perché mi hanno spiegazzato un po'? Ti hanno spiegazzato un po'? Ma se ti hanno sparato, ti hanno anche drogato. No, piccola. Ho deciso di avere delle informazioni di prima mano. Come? Al bar dell'angolo c'è sempre un tizio molto amico di Bart. So che mi cercava stamattina. Vado a vedere cosa ha da dirmi. Fai attenzione. Grazie del Martini, era molto buono. Ma adesso mi sa dire perché mi ha fatto cercare stamattina? Noi sappiamo chi è lei. Ah, molto interessante. E chi sono? Potrebbe essere quello che si becca $10,000 e sparisce da questa stramaledetta città. E chi glielo dice? Sa chi sono io?
il gobbo di Notre Dame? Io sono quello che potrebbe darle quei $10,000. $10,000. Glieli posso dare io. Che ne dice? Mi scusi, la mia tariffa per lasciare le stramaledette città è di $50,000. Glielo dica a loro. Decisi di non dare ascolto a quelle minacce e mi ributtai a capofitto nelle indagini. Il giorno dopo ero di nuovo per i corridoi dell'istituto. Mi scusi. Cosa c'è? So che lei sta occupandosi di quei ragazzi scomparsi. E vede, le mie due ragazze, Roberta Malaguti e Barbara Zappoli, sono sparite questa mattina. E se lei potesse trovarle, sa, io sono molto legato a tutte e due. Bene, vedrò cosa posso fare per te. Ah, dimenticavo, la mattina del furto di segreteria, io ho aiutato la segretaria a mettere a posto i cassetti. E per terra, nell'ufficio, ho trovato questo pezzo di biglietto del treno con i nomi, tra l'altro, della Barbara e della Roberta. Un biglietto del treno per Budapest. Chi si occupa dei viaggi all'estero in questo istituto? La professoressa Giungi, mi pare. Giungi? Sì. Bene, andrò a parlare con lei. Chiesi a una ragazza dove potevo trovare un laboratorio dei programmatori. Ero curioso di sapere dagli insegnanti come mai alcune sparizioni fossero avvenute proprio durante l'ora di informatica, quando gli studenti lasciavano l'aula per andare nei laboratori. Non erano niente male le due insegnanti. Mi ripromisi di iscrivermi al loro corso una volta risolto il caso. Spiegai il motivo della mia visita e chiesi se ultimamente avessero notato qualche movimento strano. Subito una delle due mi disse che la scorsa settimana, al termine delle lezioni, aveva visto Gorzegno Elisa, San Martini Lara e Benedetti Stefano salire su un'auto straniera del corpo diplomatico, guidata da un tipo col cappotto e un cappello di Astrakhan. Tutti e tre gli studenti avevano un grosso fascio di tabulati da computer sotto il braccio. L'altra si ricordò che sul sedile posteriore c'era un altro che suonava uno strano strumento triangolare. Non capivo. Ma i miei dubbi furono dissolti quando mi fece uno schizzo sulla lavagna. Certo, non era un'auto della CIA. Mentre parlavamo, due studenti si avvicinarono con la scusa di uscire, ma si vedeva benissimo che erano interessati a quello che dicevamo. Li guardai bene in viso per memorizzare le loro facce. Poi si allontanarono, come per andare ad avvisare qualcuno. La pista russa era dunque una realtà? E il viaggio a Budapest? Andai subito dalla professoressa Giungi, quella delle gite all'estero. Appena entrato, la classe schizzò in piedi come se avessero collegato la 380 alle sedie. Evidentemente questa Giungi gliel'aveva cantata chiara la disciplina. Stava spiegando animatamente a una ragazza la differenza fra chi vende le mele e chi le compra. Mi fermai ad ascoltare. Che meno di 3 non può pretendere, perché non può. E quello allora è il prezzo d'equilibrio. Quello per lui sarebbe il suo prezzo d'equilibrio. È chiaro. Se lui ha utilità marginale 3, è chiaro che almeno 3, l'equilibrio per lui è 3. Però più prende, più guadagna. Quello dipende dalla forza dei contraenti. Desidera? Lei riconosce questo biglietto del treno? Ma questo è un biglietto per il viaggio a Budapest. Provi ad andare dalla signora Cesari in segreteria. La ringrazio. La professoressa Giungi mi aveva scaricato troppo in fretta. Era chiaro che sapeva molto di più di quello che voleva far credere. Quel pezzo di biglietto per Budapest strappato, con alcuni nomi dei ragazzi spariti, poteva essere la chiave di tutto. Ma bisognava sapere chi lo aveva rilasciato. Era molto probabile che i viaggi di istruzione all'estero fossero una copertura per un traffico di documenti top secret con i paesi dell'est. Arrivai nell'ufficio della signora Cesari. Era al telefono. Pronto? Vorrei parlare con il titolare dell'agenzia Kim Viaggi. Parla Nef. Ah, è lei Nef, l'artista della gita di ieri che si è ubriacato a Motogrill d'Orvieto? Sì, infatti.
Richiamerò, signora Margi. No, lei non richiamerà un bel niente. E non mi chiami Margi, denuncerò lei e suo padrone. Sì, signora Margi. Sì, sì, ho capito. Non mi chiami Maggio, ho detto. È meglio che mi passi subito il signor Kim. Già, già, certo, è meglio. Un momento, prego. Kis, aspettami nel tuo ufficio. No, è lo stesso, sto qui, ma non falla tanto lunga. Pronto. Sai che ieri sera mi sono dovuta guidare una corriera con 60 ragazzi da Orvieto, Bologna, perché tu dormivi? Già. Già, certo, è meglio. Passami il titolare, se no vengo lì e ti faccio un occhio nero. No. Che colore? Nero te lo faccio, hai capito? Pronto? Hai capito? Pronto? Pronto? Che imbecille. Desidera? Riconosci qual è l'agenzia che ha rilasciato questo biglietto per Budapest? Sì. Ah, ci stavo parlando proprio ora. È l'agenzia Kim, in via Beccafico 39, interno 2. Via Beccafico 39, interno 2. Interno 2. La ringrazio. Prego. Arrivederci. Buongiorno. Ero curioso di vedere questa agenzia che noleggiava pullman con autisti ubriachi. Arrivai al numero 39 di via del Beccafico. Era davvero uno strano posto per un'agenzia viaggi e la cosa cominciava a puzzarmi un poco. All'interno 2 la porta era solo accostata. Ne approfittai per dare un'occhiata. All'autista del pullman, una cara persona che migliora ad ogni chilometro che fa, con affetto Clara. Bravo l'autista delle gite, trovava anche il tempo per trastullarsi. Fondazione Piretti, elenco ufficiale. Quanto pare o compagnia. Sono io, lo sterminatore. Un momento! Siediti, siediti. Ci sono dei biscotti sul tavolo. Prendine uno. Sei lo sterminatore, non sarai venuto qua per ammazzare il tempo. Infatti. Grazie, prof. Se non fosse stato per lei, sarei morto dissanguato. Oh, non è niente. Io ci sono abituato. Piuttosto, ma chi ti ha conciato in questo modo? Lo sterminatore all'agenzia Viaggi. Avevo trovato un elenco con scritto Fondazione Pirucchi.
Chi Pirini, Pirelli, sì, mi ricordo, Fondazione Pirelli. Ma me l'ha portato via. Non so cosa ci fosse scritto. Non ho più indizi. Mi è rimasto solo un biglietto del treno che mi ha dato un ragazzo ieri mattina. Fa un po' vedere. Questo è un pezzo del biglietto che il professor Maralli, quello che segna in quarta, ha trovato nel corridoio il giorno del furto in segreteria. Me lo faceva vedere ieri sera a casa sua a cena con dei colleghi. Bene, allora andiamo a prenderlo. Non lo so, il professore Maralli è talmente scorbutico. E poi io penso che quel foglio lo tenga per ricattare qualcuno. È talmente attaccato ai soldi, pensa che ieri sera lo nascondeva nella zuccheria della cucina. E va bene, gli offriremo 5.000 lire. Poi penso che si arrabbi il professor Maralli. Oggi è sabato, è il suo giorno libero e lui fino a martedì non vuole essere disturbato. Andiamo da lui, dove abita? Qui vicino in Vicola Neve numero 3. Bene, andiamo, andiamo. Professor Maralli? C'è la catena. Professor Maralli? Chi è? Sono la Parini. Avrei una proposta da farle. Perché oggi il sabato non accetto proposte? E allora? Torni martedì. Le ho portato dei soldi. Quali soldi? C'è quel pezzo di biglietto che mi ha fatto vedere ieri sera e che ho nascosto nella zuccheriera. Le do 5.000 lire in cambio, così domenica può andare al Fulgore a vedere la Sirenetta. Aspetti un momento. Guardi nel coperchio. Questo qui? Sì. Lo andiamo. Combacia perfettamente. La maggior parte dei nomi è illeggibile. Ma vedo che... 1.12 Fopir, ore 17. Ma cosa significa? 1.12, sembra una data. 1 dicembre. E oggi? Ci sono, Fopir, sta per Fondazione Piretti. Quella fondazione dalla quale tutti gli anni l'istituto preleva una grossa somma da dividere fra gli alunni meritevoli. C'era scritto sull'elenco che mi ha preso lo sterminatore. Tutti questi sono i nomi di quei ragazzi che verranno premiati oggi alle ore 17. Ma tutti i nomi cancellati in questo elenco sono quelli dei ragazzi rapiti. Tutti tranne uno. Il regolamento della Fondazione Piretti prevede che in assenza di qualcuno la somma vada divisa fra i premiati. Questo spiegherebbe tutto. Forse è lui che ha rapito gli altri per incassare anche i loro premi. Mancano solo 10 minuti. Se corriamo andiamo in tempo. Purtroppo quasi tutti quelli che dovevano essere premiati sono tra i ragazzi spariti in questi giorni. Perciò, come prevede il regolamento, la somma di 30 milioni verrà interamente versata all'unico che si presenterà oggi, che è Alessandro Albano. Sono io Alessandro Albano, io sono io. Sì, sono io, hanno vinto io il premio, ci sono solo io. Sono io Alessandro.
Ho vinto io il premio, ci sono solo io. Stai fermo o ti faccio saltare le budella. Vai pure a chiamare la polizia, bambola. Ok, Dan. Non penso che ti convenga uccidermi. Ci sono più di 40 studenti rinchiusi, con aria sufficiente per 5 minuti. E so solo io dove sono e poi non hai prove che sia stato io. E questa cos'è? È la chiave della cassetta della posta. Quanta fretta! Come mai una targhetta così grossa? Perché sono mio, dammi quella chiave. Vediamo un po' cosa c'è scritto. Chiave per aprire la porta dello sgabuzzino delle scope, dove sono nascosti, imbavagliati, stretti, i ragazzi del Piero rapiti in questi ultimi giorni. Ma allora anche Giusti era d'accordo. E questa è una prova schiacciante. Sei fregato. Voi, tenetelo d'occhio. Sono queste le cantine. Questa è la chiave. Certo che ce l'avresti fatta. Ero diventato l'eroe dell'istituto e intere classi di ragazzini in delirio si accalcavano all'entrata della cantina per toccare un lembo della mia giacca o accaparrarsi il mio fazzoletto da naso usato. Stavo guadagnandomi l'uscita quando venni accalappiato ed incantonato dalla Barbara, la bidella che faceva le torte di mele dure come i coperchi dei tombini, la quale mi voleva ringraziare di persona. Tentò di abbordarmi e devo dire che fu molto esplicita. Portami a casa, ti preparo qualcosa da mangiare. A casa non ce l'avrei mai portata. Solo a pensare alla sua torta di mele mi veniva da vomitare. Allora le dissi di vederci più tardi in un motel. Le avrei mostrato per benino tutto quello che avevo imparato a fare con le mani negli ultimi anni. Sapevo che la Barbara non sarebbe venuta. Era ormai passata mezzanotte quando sentii bussare alla porta. Avanti! Era una prof del Piero che voleva ringraziarmi per quello che avevo fatto. Adesso c'erano più alunni che si iscrivevano e lei poteva finalmente avere una sezione tutta per sé. Chiedimi quello che vuoi ed io lo farò, mi disse. Non era la Barbara, ma pensai che poteva andare bene lo stesso. Il caso era risolto, mi meritavo una ricompensa. Ti ha mai detto nessuno che le tue labbra sono come due saporiti cavoletti di Bruxelles che aspettano ad essere imburrati e morsi? Me lo hanno detto in tanti. Davvero? E quanti uomini ti hanno detto che i tuoi occhi sono come due medaglioni cinesi, con preziose gemme al centro? Non fanno che ripetermelo continuamente. Come non detto? Voglio venire a vendere le merendine al Piero.
durante la ricreazione. So che sei nel consiglio d'istituto. Se mi ami, devi farlo. Sì che ti amo.